quando sono partiti per il tiro abbiamo detto che ho febbre, diciamo per tutti non era un problema, era più un problema per me e per mia moglie, perché con tutti i pensieri e tutte le cose che avevo in testa, capire a dire a lei che ho la febbre e che lei mi riuscisse a credere era la cosa più difficile, tanto è vero che lei dentro di sé, anche oggi mia sorella dice come fa uno, cioè 40 di febbre, 30 di febbre, non va, non è mai successo, a parte che lui da 20 anni che non c'ha febbre, però ho voluto credere, io sono stato abbastanza bravo, ecco, per dire che c'avevo questa febbre, perché quel giorno dovevo andare a fare ulteriori esami e li ho fatti alle 3 e alle 9 abbiamo avuto risultati che praticamente leucemia, diciamo, sicuramente quando mi hanno detto ho preso una bella botta, ecco. Sono stato 2 giorni chiuso in camera pensando a tutto, a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita, no? Io vorrei raccontarvelo perché non sono lacrime di paura, No. Io, come ho detto, malattia la rispetto, ma so che la vincerò, lo affronto come sempre fatto, con petto di fuori, guardandolo dritto negli occhi e vado avanti. Io da martedì vado all'ospedale e non vedo l'ora di partire, di andare martedì là, perché voglio cominciare, prima comincio, prima finisco. È positivo, questo vi confermerà anche il dottore, che è una malattia, diciamo, in fase acuta, aggressiva, ma attaccabile, che ci vuole un po' di tempo per guarirlo, ma si guarisce. E questa è la cosa importante. Per, come ho spiegato anche ai miei giocatori, perché adesso ho avuto una call conference con loro e ho pianto anche un po' con loro, perché è normale, gli ho spiegato come bisogna affrontarlo, come noi dobbiamo giocare per vincere, non per non perdere, andare a pressare gli altri, attaccare gli altri, non farli prendere coraggio, fare 1 o 2 gol e vincere le partite. Se invece abbiamo paura, non abbiamo coraggio, ci difendiamo, stiamo indietro, prima o poi gol prendiamo e siamo rovinati. Perciò dobbiamo usare la tattica, io devo usare la tattica, quella che mi piace a me, giocando calcio. E io questa sfida sicuramente la vincerò, questo non ci sono dubbi, lo vincerò per me, lo vincerò per mia moglie, lo vincerò per mia famiglia che adoro, vincerò per tutti quelli che mi vogliono bene. Sono parecchi. Io stavo bene, oggi ho ricevuto, non lo so, dir poco, 500-600 messaggi, non so quante telefonate, e voglio anche chiedere scusa a tutti quelli che mi hanno chiamato in questi giorni, perché non ho risposto e perché non ho rimandato messaggio, perché non me la sentivo, perché volevo stare con me stesso, volevo riflettere bene, volevo disintossicarmi, volevo buttare tutta l'energia negativa che avevo dentro per essere pronto per andare a affrontare con serenità, con coraggio, quello che c'ho da affrontare.